termine di Montefiascone Canale Monterano 1-1. Abbiamo ospite al microfono degli amici Eurosport.it l'allenatore della squadra di casa, mister Luciano Siddi. Mister, al primo tempo ci è sembrato l'1-0 lo specchio della gara, una gara gestita bene con ordine dal Montefiascone, passata in vantaggio, la sua squadra non aveva corso alcun rischio, portiere per quoti senza voto. Nel secondo tempo l'inerzia della gara si è completamente, almeno al nostro modesto modo di vedere, completamente ribaltata, con un Montefiascone che sembrava avere il freno a mano tirato e il Canale che al termine non solo ha legittimato il pareggio ma addirittura ha rischiato di portare a casa l'intera posta. Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo, e quindi un esame della gara, e poi come mai non sono stati effettuati i cambi? Prego, mister. Vabbè, hai messo il dito, poi hai detto un po' tutto quanto tu, nel senso che come critica sportiva va bene, c'è una divisione dei due tempi, primo tempo siamo stati abbastanza ordinati. Si poteva anche chiudere perché c'è stata l'opportunità per portare via il 2-0. Si poteva chiudere, ma noi anche al secondo tempo abbiamo avuto 3 occasioni nitide davanti alla porta e non abbiamo realizzato. Ma al di là della realizzazione o meno, il secondo tempo il Manziana ha potuto disporre di tutti i cambi che voleva e non di under, di giocatori in età grande. Esperti. E noi questa settimana non vuole essere un esimente, perché chi va in campo non deve avere poi giustificazioni di sorta. Noi abbiamo portato avanti la partita praticamente in 11, perché in panchina oggi avevo o ragazzini o difensori che non potevano sostituire quelli che erano in campo. Solo a 5 minuti alla fine ho messo dentro Scappaticci per far rifiatare un attimino Fioretti. Quindi assenze importanti. Quindi noi abbiamo delle assenze oggi molto importanti che avrebbero consentito alla squadra di equilibrare le forze fisiche, perché il problema qual è? Che prima con 5 cambi, veniamo ai nostri giorni, con 5 cambi non è che si cambia il volto di una partita, si cambia la tenuta atletica oltretutto. Soprattutto perché siamo alla fine della preparazione e alla prima giornata di campionato, quindi le tossine si sentono ancora tutte. Sì, queste sono verità sacrosante. Quindi noi non disponendo, a mio parere chiaramente, magari uno avrebbe fatto altre scelte, però non disponendo di cambi adeguati a centrocampo e in attacco, ci siamo trovati fisicamente... Non avrebbe avuto senso. Quindi il motivo della sofferenza fisica degli ultimi minuti è da... Certo. Attribuire, cioè, proprio. Ripeto, anche se va fatto rilevare che Montefiascone si è presentato davanti alla porta 3 volte in maniera decisiva. Soprattutto le ultime conclusioni, quelle di Biagio Faina con i tiri limite, potevano a 3 metri, Sissé 2 volte a 3 metri con la palla sul destro. All'inizio del secondo tempo Sissé poteva chiudere la gara. Certo, vabbè. Comunque questo è stato bravo anche il portiere avversario. Non mi sembra che il Canale è venuto, ha fatto la partita, cioè ha fatto la sua partita, e alla fine mi sembra che il risultato di parità ci stia tutto. Tanto mister, comunque siamo all'inizio del campionato, quindi può essere buono tutto e il contrario di tutto. Il risultato sì, potrebbero essere 2 punti persi alla fine, ma il campionato è ancora lungo, si può recuperare. In tal senso le chiedo quali sono le ambizioni della sua squadra quest'anno, che tipo di programma lei, la società e i giocatori vi siete dati, qual è l'obiettivo della stagione? Ma guardi, se lei legge più che i nomi l'età anagrafica dei ragazzi che stavano in campo, nota che 19,7 è la vostra media età. E questa è la risposta, cioè è un campionato che si prefigge di valorizzare per quanto possibile il maggior numero di ragazzi giovani, in modo tale da contenere i costi nel breve e nel lungo termine e di poter avere delle realtà anche locali. Tutto qui. Tenere quindi la categoria con dignità, senza particolari sofferenze, valorizzando il proprio patrimonio. Questa mi sembra una politica senz'altro lungimirante, si chiama semplicemente programmazione, andrebbe fatta a qualsiasi livello, sia dilettantistico e sia anche professionistico. Ma questo discorso, mister, ci farebbe stare qui per alcune ore ancora. Quindi... Poi è condivisibile e non condivisibile. C'è chi invece pensa meglio giocatori pronti, però... Tutto è opinabile, come tutte le opinioni appunto della vita. Intanto per oggi mister ci basta, abbiamo avuto il piacere di fare la sua conoscenza, saremo insieme per l'intero campionato. A mister Siddi, al Montefiascone, in bocca al lupo, perché vogliamo divertirci tutti quanti insieme. Grazie mister.